Calciomercato che non accenna ad abbassare i ritmi, con alcune squadre già in ritiro, le trattative sono diventate sempre più intense. È arrivato l'annuncio del rinnovo triennale di Cosimo Chiricò con il Foggia. L'attaccante ha espresso tutta la sua gioia attraverso il sito ufficiale del club pugliese. Il Palermo ha acquisito a titolo definitivo le prestazioni del fantasista brasiliano Igor Coronado. L'ex Trapani ha firmato un contratto quadriennale con i Rosanero. Il Parma guarda in casa Foggia per rinforzare l'attacco. I Ducali sono alla ricerca di un fantasista per aumentare la qualità del pacchetto offensivo. Il profilo nel mirino della dirigenza emiliana è quello di Vincenzo Sarno, centrocampista di origine napoletana ma di proprietà del Foggia. Per sopperire alla partenza di Camillo Ciano alla volta di Frosinone, il Cesena pensa a Giuseppe De Luca. In uscita dall'Atalanta, la Zanzara potrebbe presto sbarcare alla Corte di Camplone, occupando uno degli slot del reparto offensivo. La Salernitana ha chiuso l'acquisto del centravanti classe 88 Roberto Porfirio Maximiano Rodrigo, meglio conosciuto come Roberto, attaccante che nell'ultimo anno ha giocato tra le fila della Moreirense. Daniele Buzzegoli ha salutato i compagni e lasciato il gruppo del Benevento in ritiro a Sestola. Il giocatore ha infatti trovato e formalizzato l'accordo per la risoluzione consensuale del contratto con i giallorossi. Ad attenderlo c'è l'Ascoli, con il quale l'intesa era già stata raggiunta da tempo. Il metronomo toscano firmerà un contratto biennale con i marchigiani. L'Empoli ha annunciato l'acquisto di Pietro Terracciano. L'estremo difensore, di proprietà del Catania ma da 2 anni in prestito alla Salernitana, ha firmato un contratto biennale con i toscani.